Un secondo secondo che che vi vi butto butto dentro. dentro. Mamma Mamma mia. mia. No, ok, ora non ci provi, Alberto. Aspetta, mi metto, eccolo. Io ce l'ho Io ce l'ho staccato, staccato con con sicuro, sicuro, sicuro sicuro non non posso posso essere. essere. Ah, regà, Regà, io io posso posso mettere mettere dalle dalle casse casse del del computer, computer, cioè cioè dalle dalle casse casse dei dei monitor monitor e e le vasta vasta cosa, cosa, cioè cioè l'unica. l'unica. Prova. Prova. Dai, Dai, prova un prova un secondo. secondo. Aù, aù. Regà. Ok. Pazzesco. Che Che cosa? cosa? C'è un C'è un ritorno ritorno di di audio audio pazzesco. pazzesco. È tipo si è creato nel tempo. Sì, Sì, allora, allora. l'audio tra la Tra la trasmissione e trasmissione, anche anche il il video, video, nella nella trasmissione trasmissione è è ritardo. ritardo. Le Ah, devo Però le attivarlo. persone lo vedranno bene tra audio e video. Voi dovete solamente guardarmi a me che parlo, sostanzialmente, anche per capire bene dove Dove siete siete posizionati. posizionati. Ok. Beh, regà, Guarda, devo un attimo guarda, affisciato, scusate, figata. ti piace? Ho scaricato la foto vostra, gli ispettori l'ho inserita come, diciamo, come scritta. Vedo, vedo, ottima. Allora, Allora, aspettiamo. aspettiamo. Alberto, Alberto, tu tu che che mi mi dici? dici? Ka? Che Che ti dico? Domani giriamo uno sketch. tipo di Tipo The sketch? Sketch? Beh, uno sketch che presenterà i fattori del divertimento nella loro completezza, nel ruolo di... Però non ti voglio spoilerare molto perché altrimenti è tutto un cazzo. Giusto. Eccomi, regà. Bello. Okay. Diciamo che il Diciamo che il rumore rumore è è migliorato migliorato moltissimo. moltissimo. A posto, l'importante era quello, dai. Allora, Allora, benvenuti benvenuti in in questa questa nuova nuova trasmissione. trasmissione. Dai, è grande. Allora, Allora, io io non non farò farò tante tante presentazioni presentazioni perché perché c'è c'è poco poco da da dire dire da da parte parte mia, mia, ma ma vi vi lascio a lascio a voi voi la la parola. parola. Allora, Allora, partirei, partirei, scegliete voi scegliete voi chi chi parte, parte, vi vi presentate presentate in in maniera maniera singola singola. e poi Poi parleremo parleremo degli degli ispettori ispettori e e quello che quello ha che ha fatto fatto Carlo Carlo a a Roma, Roma, come come nella nella seconda seconda serata, serata, diciamo. diciamo. Ok, Ok, scegliete scegliete voi voi chi chi parte parte per per prima. prima. Per Nella seconda serata, cioè che vuol mo dire? nella Nella seconda seconda parte parte dell'intervista. dell'intervista. Quei Quei 10 10 minuti in minuti in cui cui tu tu racconti racconti il il perché hai perché hai fatto fatto quella quella cosa, cosa, dato che dato sono che sono molto molto curioso, curioso, io ti io ti ho ho aggiunto aggiunto per per quello. quello. Sì, Allora, dai, allora scusami. parto io con gli ispettori. Vai. Vai. Va bene, dai, gli ispettori, vabbè, nascono da me e Carlo, che in sostanza abbiamo deciso di avviare questo progetto perché è stato, tra virgolette, un'idea di queste nostre due amiche che avevano, diciamo, si divertivano a vedere le nostre avventure e disavventure. E una certa ci hanno detto: ma perché non fate, non so, fate dei video, fate qualcosa, cioè raccontate queste cose. E quindi noi ci siamo messi a scrivere sostanzialmente una vera e propria serie, quindi con degli episodi, una trama, personaggi. Che poi è andata, diciamo, è andata a finire che, visto che è scoppiata la pandemia, non abbiamo più avuto modo di produrre questa serie perché chi ci doveva produrre, che erano amici, sono amici di Carlo più che altro, non sono più potuto venire a Roma e quindi stiamo aspettando, diciamo, l'esito, la fine di questa pandemia per poter
produrre questa benedetta web serie che abbiamo già scritto. Nel frattempo abbiamo detto, vabbè, facciamo degli sketch. E quindi ci siamo messi a fare questi sketch che abbiamo visto che hanno riscontrato, hanno cominciato a riscontrare, diciamo, simpatia successo tra le persone. Sì, le persone hanno cominciato ad apprezzare e quindi abbiamo continuato su questa linea. Tu volevi far vedere qualcosa? Cosa? Volevi far vedere qualcosa? Avevi la possibilità di mettere in streaming qualcosa, no? Allora, sì, lo possiamo fare. Magari lo facciamo un po' più là, cioè dopo la presentazione. Magari scegliete voi il video, io lo mando qua in live e lo possiamo anche commentare. Vabbè, diciamo che come vogliamo spiegargli, diciamo, il tipo di ironia di questi sketch, Carlo, come... Allora, vabbè, aspetta un secondo, ti blocco. Vai, ispettori, okay. Ma tu personalmente nella vita che fai, nel senso fai altro, questo è il tuo primo obiettivo come lavoro, te lo stai costruendo? Perché no, ridi? Io prima di che succedesse tutto sto casino, facevo alcuni lavoretti, cioè lavoretti per alcuni locali, alcuni club, tra cui Fanfulla e queste cose, e facevo il DJ. Purtroppo quello che è successo ha bloccato tutto, sia lavoro sia appunto lavoro come DJ, e quindi mi sono dedicato a 360 gradi su questo progetto, continuando nel mio piccolo a magari lavorare, cioè cercando di fare qualcosa nell'ambito musicale, ma diciamo, ripeto, sempre nel mio piccolo, in quanto è difficile in questo momento poter avere spazio in quest'ambito. Quindi mi sono dedicato a questo in maniera più assidua. Quindi entrambi comunque siete orientati sull'intrattenimento, pur facendo il DJ personalmente, prima lavoravi e tutto, Sì, però l'intrattenimento è certo. quello che ti è sempre piaciuto da questo punto di vista. E mi collego a Carlo. Carlo, tu, prima degli ispettori, che facevi? Io ho fatto tante cose, facevo la mia prima proprio passione artistica è stata il rap. Infatti, ho fatto per anni con miei amici questo progetto in metro che facevamo freestyle dentro i vagoni della metropolitana e quindi praticamente ci campavamo così, facendo rap freestyle in giro. Poi, diciamo, tutta una serie di altri piccoli mestieri inventati. Faceva la mignotta pure, mi ricordo, si prostituiva. Quello però non mi ha mai reso fiero perché era già stato fatto da qualcun altro, quindi poi alla fine. Ma a me mai reso fiero, mi ha reso fiero, mi ricordo una volta. Ah, Poi, una cosa. Su Twitch non si possono dire la N verso le persone di colore, ok. la F. Invece si dire la N verso i bianchi. No, neanche, perché viene considerata come un'offesa. E la F nei confronti delle persone omosessuali. Ok, perfetto. Allora diciamo al contrario. Continua, vai. Luca era gay. Dicevo che, vabbè, niente, appunto, mi sono sempre inventato mestieri alternativi che fossero collegati all'arte. Sì, come dicevi tu, intrattenimento, appunto, andavo in metro e facevo freestyle. Poi un anno che eravamo particolarmente senza una lira, ci siamo inventati una cosa che si chiama street jukebox, che andavamo a Piazza Trilussa con la cassa Figo, li ho beccati in giro. Ti ricordi? Dei sì, mi ricordo, ma che cazzo è? due barboni. Il fatto sta che facevamo, diciamo, scegliere i pezzi alle persone, e non parlo di certi pezzi, ma delle canzoni, e per un'offerta libera, diciamo, intrattenevamo la piazza facevamo radio in piazza praticamente. Poi, vabbè, riassumendo molto in breve, poi ho fatto il Pay Me to Do Nothing, quello della Sdraio. Comunque di base la mia formazione è stata questa, di un barbone che cerca di non lavorare. Ma E sei ancora un questo... barbone. Esatto, ma ancora per poco però. Comunque, una persona in chat chiede a Carlo: quant'è per i servizi
che facevi, penso riferito alla mignotta. Quali servizi? Questo potete chiedere anche ad Alberto, che è comunque informato sul listino prezzi. Comunque, vabbè, il classico, insomma, 30 bocca figa. Ah, bravo. Penso che sia... Beh, non me l'hai fatto uno sconto, onesto, mi ricordo. Onesto, no? E quindi voi due vi siete conosciuti per strada, giusto? Sì, fondamentalmente sì. Io esatto, però prima ancora che facesse la mignotta, perché quello è nato dopo che si è scoperto che gli piaceva, insomma. No, però io... Ora diciamo che io stavo per strada e gli ho chiesto 2 euro e lui ha detto a battere a fanculo. Esatto, più o meno è andato così. No, però io mi ricordo, l'ho conosciuto che frequentavamo ambiti di festa, andavamo alle stesse parti e avevamo dei giri di amicizia in comune. E, beh, mi ricordo l'ho conosciuto, mi pare proprio che facesse freestyle con la gente, scoppiato, fattissimo, come al solito. Ovviamente io pure non stavo da meno. E io quel periodo mi stavo addentrando nell'ambito del DJing e poi però come è successo? Cioè, è successo qualche anno fa, cioè che ci siamo tra virgolette, cioè prima uscivamo sempre tra amici, tra persone che ci conoscevamo, cioè che conoscevamo, dopo non me lo ricordo come è successo, evidentemente stavamo fatti. Ma io mi ricordo che c'era di mezzo Laura Zampetti, non so se ti dico. Mezzo una donna poi. Guarda caso, salutiamo Laura. Ciao Laura. Ciao Laura. In tal caso, guardarsi questa live o il video che poi sarà postato su YouTube. A posto, fantastico. Niente, boh, dal nulla abbiamo cominciato, dal nulla e dalla droga abbiamo cominciato a uscire insieme. E quindi ci siamo fatti tante, tante serate. A un certo punto ci siamo resi conto di voler fare questo mestiere dell'ispettore, quindi di voler indossare costantemente degli occhiali da sole. Però se vogliamo proprio dirla tutta, è nato da un after o alcuni particolari after cui abbiamo cominciato a tirare fuori questa storia di questi ispettori, no? Sai quando stai in condizioni stremate, no? Cioè che quello che dici e quello che pensi, cioè, non va... Ma che stai guardando? Sto guardando sto tipo che scrive Krill Neve, la droga ha questo potere di fare community. No, ragazzi, siamo una comunità, la comunità. Ma certo, ma scusa, ma dove vedi queste cose? Io... Sul lato destro de Twitch. Ah, ok. No, vabbè, alla fine è nato da serate che facevamo insieme, si eravamo inventati questi personaggi. Questi due personaggi, e alla fine abbiamo deciso di metterli nero su bianco. Il fatto è che poi, cioè, per ogni volta che dobbiamo girare uno sketch succede, mettiamo cioè... bianco su nero che nero su bianco, è quello che è il problema che va a finire. Ma ho detto nero, ho detto nero, però non ci ho messo, no, la G, nero, nero. Ah, allora di bianco su nero, di bianco su nero, perché sennò ce la cancellano, sarà. Ma bianco su nero. Due cose. Perché il nome ispettori? Ispettori. E vai, come vi trovate meglio su come intrattenimento? Diciamo preparato o non preparato? Nel senso, io ad esempio su Twitch la scaletta non me la faccio proprio mai, perché vado a braccio, io mi trovo molto più comodo. Se ho la scaletta faccio fatica a parlare, perché a me diciamo che le cose vengono in mente continuamente. Voi come vi approcciate da questo punto di vista, essendo che fate intrattenimento? Diciamo che abbozziamo un copione e poi cerchiamo anche un pochino di improvvisarlo, dipende dalle volte. Magari alcuni sketch sono un po' più scritti, un po' più dettagliati, altri sono un po' più una traccia e andiamo un po' più a braccio. Effettivamente il lato dell'improvvisazione è cioè una cosa importante, perché comunque quando tu sei spontaneo e non sai bene che dire, però sei nel giusto mood, che cioè più o meno sei nella situazione, ti escono fuori delle idee al momento che sono molto più potenti magari di tante cose che seduto a tavolino te potevi... È vero. Il problema, cioè sempre la cosa difficile, è che una cosa che fa ridere a noi
interpretarla e tradurla per chi ci sta, cioè chi ci potrebbe vedere attraverso uno sketch. Quindi molte cose noi, cioè, ridiamo perché già le sappiamo, già conosciamo qual è il fine comico. Quindi c'è tutta la parte ovviamente di cercare di tradurre questa cosa e fare in modo che possa essere attraente o divertente per chi anche, cioè, comprensibile perché, per chi ci magari non ci conosce, non capisce, tant'è vero che magari qualche cosa che abbiamo fatto soprattutto agli inizi non è stata proprio compresa, o meglio è stata compresa in maniera diversa, tipo lo sketch, il primo sketch che abbiamo fatto con Orama, che ci sono due ragazze che stanno dentro un armadio legate, è stato visto come uno sketch misogeno, c'è stato anche detto qualche critica come sketch misogeno, non che a noi ci faccia dispiacere questa cosa, perché anche cioè, questo tipo di critica, comunque sia, nonostante non sia il messaggio che volevamo far arrivare, non... Cioè, è bello vedere tutte le sfumature, ogni persona cosa interpreta da una cosa e dall'altra. Di certo non era quello che volevamo far apparire, cioè che noi odiamo le donne, ma era far apparire noi come cioè, due personaggi squallidi che fanno determinate cose per determinati motivi, che sono solo due sostanzialmente. E... Alberto. All'interno di uno sketch... Voi giustamente prendete quello che va di moda momentaneamente, no? Anche per cavalcare un po' l'onda. Non so, è andato il periodo del catcalling, quindi se non sbaglio avete fatto lo sketch sul catcalling, no? Quindi comunque una cosa simile, io mi sembra di averla vista, o no? Catcalling abbiamo fatto, che tu ti ricordi? Ma sto tipo non c'è niente da fare, che scrive a manetta tutto il tempo. Poi scrive tipo: date un feedback sulle ragazze dell'armadio che stanno bene. Beh, io te lo darei volentieri, il problema è che purtroppo sono morte. Però vabbè, quello del catcalling che intendi? Non mi ricordo, cioè quale sketch intendi? A me sembra che su magari l'abbiamo fatto non intenzionalmente, convinti di fare altro, come dice Alberto. Ok, comunque la domanda era: all'interno di uno sketch, voi volete far passare un messaggio o non ve ne frega proprio niente Che domanda difficile, ragazzi. Rispondere tu, Alberto, se no provo a rispondere. No, no, provo a rispondere io. Allora, il messaggio in sé per sé non... Allora, il fatto che uno deve mandare un messaggio, uno si aspetta sempre che sia necessariamente un messaggio positivo, cioè una sorta di morale su tutto quello che sta accadendo, ma ci sono alcune cose che non necessariamente devono avere un messaggio positivo, cioè il fatto che comunque sia si estremizzano due personaggi che sono onestamente brutti da vedere, cioè nel senso brutti da, cioè proprio come per, no, intendo brutti, cioè nel senso non è necessariamente un messaggio come dire non dovete essere come loro o dovete fare il contrario di loro, cioè semplicemente come dire anche determinate cose possono intrattenere rispetto ad altre. Cioè, non necessariamente bisogna fermarsi a un determinato tipo di standard comico che è quello, fatto per determinate persone. Cioè, in poche parole, non bisogna necessariamente piacere alle persone. Cioè, nel senso, noi facciamo le cose che ci piacciono fare e pensando a persone, non so, cioè, questi personaggi sono anche ispirati a persone che nonostante siano degradanti, squallidi a livello di situazioni, però a noi ci fanno ride. Perché non riprodurli e far vedere queste cose? Perché pensiamo che possano far ridere anche altre persone. Cioè, quindi, in poche parole, Vai, vai, anche la bruttezza di un personaggio può essere interessante, cioè a livello comico. Cioè, non necessariamente bisogna dare un messaggio positivo alle persone e dire dovete fare questo, dovete fare quest'altro. Perché se si dovesse trovare un messaggio sugli ispettori, sarebbe drogatevi,
non so, fate il peggio che potete, cioè, non c'è questo tipo di messaggio dietro. Proprio che magari tante cose che sono viste in maniera negativa, uno le può vivere in maniera positiva. Non negativa, semplicemente. No, positiva, come diceva Alberto, sarebbe, no, mandare un messaggio quasi moralista, quando fondamentalmente quello che noi facciamo alle serate è scherzare, cazzeggiare, divertirci, eccetera, eccetera. Questo è aiutato spesso e volentieri dalle sostanze, e noi non ce ne vergogniamo. Cosa da sottolineare, comunque. Però non la cosa fondamentale, cioè, nel senso, noi già di per sé ce l'abbiamo nel nostro io, ce l'abbiamo questa cosa, poi le sostanze l'alimentano questa cosa, però già ce l'abbiamo di nostro. Io nel frattempo, Alberto, cioè, ho messo un cristalletto nella vodka, non so se mi vuoi fare compagnia o meno, però... Farò la stessa identica cosa, solo col vino, non so se poi sbraccio. No, va bene tutto, sì, vai. Manna. No, sai che c'è? Che fondamentalmente, secondo me, tante volte la gente tende a etichettare le cose, a me questa cosa ha sempre dato un sacco fastidio. Certo. Mi piace molto che ogni cosa venga vista da un punto di vista intimo e personale, per cui quello che io intendo quando faccio una cosa è quello che è dietro tutta la mia storia, tutto il mio pensiero e tutto quello che ho vissuto. Il fatto che una cosa come la droga o come altri tipi di cose vengano sempre associati a certe idee è proprio quello che a me piace sfatare nel momento in cui ti faccio vedere che comunque i nostri personaggi sono personaggi che sanno riflettere, si sanno divertire, sanno ispirare volendo, umilmente parlando, quindi semplicemente... Però forse, Carlo, cioè, sulla serie, quella che abbiamo scritto e che vorremmo produrre, là c'è un messaggio che vogliamo dare, cioè, se ti ricordi bene, il fatto che la realtà non è soggettiva, ma può essere ovunque la realtà, cioè, nel senso, è da qualsiasi punto di vista si può intravedere la realtà, quindi non c'è un'unica realtà, cioè quello che volevamo fare, diciamo, il progetto è nato dal fatto di effettivamente di dare un messaggio, ma il messaggio in sé per sé è il fatto che non esiste una morale vera e propria, non c'è non esiste una cosa oggettiva, una morale oggettiva per tutti, cioè tutti hanno un loro tipo di morale, tutti fanno le cose che pensano di poter, che siano buone o cattive per loro. Scusate, ma sto facendo una cosa dato ciò vi dovete fare i cazzi vostri. Sì, diciamo che comunque esiste una realtà condivisa da tutti gli individui. Se no, ognuno farebbe un po' quello che cazzo gli pare. Come cazzo gli pare? Beh, ma più o meno quello che facciamo noi, cioè, nella vita reale. Cioè, dillo tu, Carlo. Più o meno quello che facciamo. Non mi trovo d'accordo, però vabbè. No, volevo sentire, cioè, volevo... Cioè, che Mirko magari approfondisse questo concetto. Comunque mi interessa sapere che ne pensi, così almeno... Un po' anche come c'è nella comunità scientifica. Noi sappiamo determinate cose, per ora sono concrete, tra virgolette, funzionano, però non è detto che quel tipo di teoria, ma quel tipo di formula domani venga completamente cambiata, perché magari si è trovata un'altra formula che contraddice quella precedente. Ok. Però quel tipo di formula precedente è stata accettata e condivisa da tutti. Ok, quindi diciamo che quella è una realtà oggettiva, momentanea, condivisa. Quindi anche la questione dell'umorismo, del fatto che si può scherzare sui generi, sulle persone di colore, sta cambiando un po' tutto. Perché la realtà che prima veniva percepita come normale, purtroppo per fortuna la sensibilità è cambiata e bisognerà accettare una realtà che tutti condividiamo. Esisterà anche la minoranza che non gli andrà bene da questo punto di vista. Però purtroppo i grandi numeri attirano i piccoli numeri. Quindi è sempre andato un po' così, credo, nella storia, cioè che comunque c'è sempre una cultura dominante dell'epoca che accetta, come hai detto tu, quei valori, quelle verità che tutti ritengono inopinabili, e poi però c'è sempre qualcuno che fa, però forse tutta la verità non è quella.
Io penso che un po' con quello che facciamo vogliamo anche un pochino puntare il dito in questa direzione. Almeno io, poi non lo so Alberto che cosa ne pensa, però penso di sì. No, io lo faccio solo per drogarmi di più, cioè solo una scusa per fare schifo quanto più posso. No, a parte gli scherzi, non a parte quello che è l'intenzione, però diciamo che sì, ma diciamo che innanzitutto io a pensare di poter... Già è bello poter cercare di fare una cosa del genere, cioè onestamente già recitare e fare una cosa del genere a me mi ha cambiato da questo punto di vista. Ma pensare di poter veramente tirar fuori la merda che ho nel cervello e poterla rendere comica da un certo punto di vista, beh, io penso che questo non solo a me, ma possa essere aiuto a chiunque, come ad esempio che qualsiasi cosa tu abbia nella testa non deve essere necessariamente demonizzata, ma basta che la tiri fuori, basta che trovi il mezzo, il modo di poterla tirare fuori e in qualche modo, secondo me, ovviamente ci sarà sempre chi ti critica, ci sarà sempre chi ti rompe il cazzo, ci sarà sempre chi ti dirà questo non va bene, quest'altro non va bene, ma onestamente quelle sono cose che devi già prevedere. Diciamo che questa è già una cosa positiva già di per sé, di poter tirare fuori qualcosa che hai e che pensi che effettivamente dal demonizzare invece a passare all'ironizzare, secondo me è già positivo, già quello è il messaggio, può essere positivo. Già quello potrebbe essere veramente un messaggio, secondo me vale per tutti gli altri messaggi che uno può dare. Diciamo Non che so. allora, non tutto quello che si ha in testa si può tirare fuori, nel senso finché non va a sconfinare nella libertà altrui, è tutto accettabile. No, il punto è che quando tiri fuori le cose con l'arte, è proprio questo il bello dell'arte, che tu puoi tirare fuori cose che appunto tirandole fuori nella vita privata andrebbero a sconfinare con la libertà altrui, che Aspetta, comunque questo. non a Non a livello livello umoristico, umoristico, eh? Io eh? parlo a Io livello parlo a livello pratico. pratico. No, esatto, Beh, a livello a livello pratico pratico è ovvio che potresti tirare cioè, fuori. se noi facessimo quel... scusa, Carlo, dimmi un attimo. No, dicevo appunto che ne so, magari anche tante persone che hanno scritto romanzi molto crudi, che parlano di omicidi, eccetera, eccetera, magari erano persone che in qualche modo avevano delle cose in testa che tirandole fuori in un altro modo Non sarebbero hanno fatto, certo. serial killer. Invece il bello dell'arte è proprio quello che in qualche modo ti aiuta a esorcizzare i tuoi demoni, ti aiuta a tirare fuori quelle cose in una forma no, innocua. Oh, E anche ecco, è utilizzato però la parola innocua. Nel senso, quello che intendevo io era, non è non che è che se se io io penso di penso di voler voler uccidere uccidere una una persona, persona, vado vado là là e e la la uccido, uccido, in in quel quel senso, senso, ecco, ecco, perché perché comunque comunque tutto tutto quello quello che che partorisce partorisce il il cervello cervello o o la la mente mente è è un un po' po' difficile difficile da da concretizzare concretizzare e e capire capire se se poi poi è è una una cosa cosa giusta giusta da da un un certo certo punto punto di di vista, vista, perché perché comunque comunque sia sia me, me, io io vedo vedo una una persona persona a pelle, pelle, non mi non mi sta sta simpatica, simpatica, non non è è che che vado vado là là e e la la vado vado a a ammazzate ammazzate botte. botte. Quindi Quindi questo questo intendevo, intendevo, la la parte parte della della scrittura scrittura e e la la parte parte dell'umor, dell'umor, sì, sì, assolutamente. assolutamente. Comunque Comunque non è non è mai mai la la persona persona che che offende, offende, ma è ma è la la persona persona che che si si sente sente offesa. offesa. È È ben ben differente. differente. Quindi Quindi decidiamo decidiamo noi noi singolarmente singolarmente se se sentirci sentirci attaccati. attaccati. Però ecco, per esempio, su questa cosa infatti è interessante, perché per esempio parlavamo ieri con lui di gente che critica i rapper, i trapper, eccetera, eccetera, e il tema era, secondo me, più o meno questo, cioè gente che magari si sente chiamata in causa oppure non gli va bene che certe persone esprimano certe idee o certe estetiche. Cioè, secondo me anche su questo è importante ricordarsi che cioè, nell'arte cioè, c'è tanta varietà, c'è tanta gente che fa cose e non tutto è per tutti, e meno male che sia così. E come tante cose non sono per tanta gente, così anche l'ispettore, l'umorismo dell'ispettore non è per tutti. Per cui fondamentalmente se non ti piace il black humor, non ti piace il modo che abbiamo di scherzare, pure cambiare canale o fa quello che ti pare, insomma, puoi cioè non è fare i tuoi e andare a rivolgere le tue attenzioni a quello che ti piace nella vita, che è sempre qualcosa una di domanda che buono. La fanno domanda che fanno è è dove dove finisce il finisce il personaggio e personaggio e inizia la inizia la persona. persona. Ok, vuoi rispondere tu, rispondo io. Ma
io penso che il allora, innanzitutto c'è, credo che me e lui ovviamente sia stato preso, il personaggio sia stato ovviamente preso spunto da un cioè estratti di vita reale. Ora il discorso è che e questo lo dico proprio in maniera, ripeto, sperimentale, cioè nel senso che prima non sapevo cosa significasse magari cercare di recitare, perché dire che io recito, che sono attore, mi sembra eccessivo, però... La stella, zio, sei una star. No, no, recitare in generale, cioè, significa anche tirare fuori una parte di te o quello che hai, cioè, tirare fuori qualcosa che hai e esternarla, però a livello comunicativo, non, cioè, nel senso, se noi fossimo... ispettori H24, ma da quando reciti? O saremo morti o saremo agli arresti, cioè non potremmo stare qua a fare una live, però il fatto che possiamo esternarlo attraverso una cosa appunto di questo genere, cioè tutte le fantasie che ci vengono le possiamo poi rielaborare a livello di sketch, fa in modo che noi come persona sappiamo chi sono gli ispettori, cioè chi sono questi due personaggi, e sappiamo a che livello possono arrivare. Allo stesso tempo sappiamo che noi possiamo arrivarci a quel livello, ma ovviamente lo facciamo tramite l'ironia e tramite la comicità, non lo facciamo nell'ambito reale, o meglio, non lo facciamo in maniera, cioè, ripeto, se lo facessimo nell'ambito reale non saremmo qui a parlare, questo è il discorso. Quindi non c'è finzione in quello che facciamo, c'è qualcosa che abbiamo dentro di noi, ma allo stesso tempo non lo facciamo non possiamo, diciamo, interagire necessariamente realmente come gli ispettori nella realtà H24. Al massimo lo facciamo negli scorci di tempo che ci abbiamo quando impazziamo sotto droga. Vado a pisciare un attimo. Comunque, la chat. Chiede da quanto reciti, ovviamente nei confronti penso di Alberto, perché stava parlando lui, però tu cavo, da quanto reciti? Da quando sei nato. Da quando sono nato, tipo Jim Carrey, una maschera H24, no, da quando ho cominciato questo progetto con Alberto. Infatti lui, diciamo, è quello che già aveva fatto, poi ti dirà meglio lui, non so precisamente, però penso dei laboratori, delle cose, quindi si era già cimentato, e l'incognita era capire se io, oltre essere un ispettore nei club, potevo essere un ispettore anche davanti alla telecamera. E quindi è stato un po' una scommessa che, devo dire, non so se vinta o meno, ma comunque mi sta divertendo un sacco fare questa cosa. È bello perché prima ti parlavo della metro, è più o meno la stessa cosa quando andavo a fare freestyle, magari mi capitava di aver litigato con il mio compagno, era il beatboxer che mi faceva beat, quindi stavo un po' nervoso. Però quando stavi lì a fare questa cosa ti dimenticavi totalmente del problema, delle tue paturne, di tutto quanto. E la recitazione è la stessa cosa, ti fa proprio viaggiare, alienare, provare emozioni, perché tu devi credere a quello che stai facendo, soprattutto penso nelle cose comiche, ti devi anche un minimo divertire, perché se non senti dentro quello spirito della battuta, poi la battuta in qualche modo non riesce a renderla. Quindi in quel momento stacchi, ecco, la parola giusta è questa. Ma lavorate nel cinema? Come? Ma lavorate nel cinema? Magari. Io non so Carlo, ma non penso. Io almeno diverse amicizie che lavorano in quest'ambito. E onestamente non credo che ci abbiamo mai pensato a una cosa del genere, perché siamo talmente tanto assorti da una cosa di, cioè da questo tipo di progetto, che ovviamente è alla base, cioè le persone che fanno le domande cominciano a chattare tra di loro, perché Creole Neve comincia a dire ciao Luna Bovo, pensando evidentemente che Luna Bovo fosse una ragazza. Mi dice, vabbè, siamo noi due in chat, ma a questo punto... Sì, ma io non riesco a vedere questa cazzo di chat, porco. Allora, Creole Neve è una ragazza. Quindi... Ah, ok.
Non abbovo, sei maschio, dai, dai, mettetevi insieme. Comunque, chiedono di che progetto vi riferite. Allora, voi parlate, intanto io metterò uno spezzone di un vostro video. Dai, perfetto, mettilo tutto. Ma di quale video? Regà, io non vedo un cazzo, cioè non riesco a vedere niente, né la chat, né i video. Ma come, non stai su Twitch del browser? No, sto su Skype. Ma... Devi aprire Twitch, devi aprire Twitch. Allora, Twitch. Il browser, Twitch. Vedete i post? Ok, perfetto. Muta la live, Muto la live, ok, mutata. Ah, ok, perfetto. Arriva, perfetto. Allora, lo stile è tutto, gli ispettori, la strumentalizzazione del ruolo di genere, penso, o la montagna. Che vogliamo far vedere? Il primo, Albe? Vogliamo far vedere il primo? Ma io direi che è quello dove ci siamo entrambi. E guarda, che decido io. Li facciamo vedere tutti. Ah, va bene. A posto, facciamo li vedere tutti. Un secondo. intanto Luna Bovo, diciamo, voleva sapere che tipo di progetto. Voi magari parlate del progetto, io intanto lo inserisco. Dici tu, Carlo, del progetto della web serie? Sì, vabbè, abbiamo praticamente cominciato, cioè noi prima di fare questi sketch avevamo cominciato già che volevamo, eravamo partiti già con una serie appunto di questi due personaggi che sono convinti che la polizia non esista e che appunto si incaricano di essere gli ispettori del divertimento, ovvero quelli che fanno divertire tramite i loro mezzi. Sì, diciamo che nella serie si vedono due persone, si vede la psicologia molto marcata dei personaggi, che sono due personaggi altamente psicotici. Esatto, è diciamo, c'è l'ispettore Carlo, che è uno un po' più sfacciolone e aperto, diciamo, anche all'esterno, mentre l'ispettore Alberto ha una personalità più paranoica e introversa, quindi questo. E chi scrive? Scriviamo entrambi, scriviamo insieme. Eccomi, sto sistemando. A chi sta? Vabbè, aspetto che metti video, Mirko. Allora, sì, intanto ok. Vado. Vai. Una cosa per la chat. Fatemi sapere se l'audio del video si sente bene. Comunque, mi piacciono le domande di questi due ragazzi, però poi approfondiamo. Va bene. Allora, parte. Ricordiamo che i ragazzi si chiamano Wendy e Gisella, sono due nostre amiche che hanno subito violenza. E sono venute a mancare un mese fa. Ispettore? 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 Oh. Erano contente in quel momento. Ma che sta facendo? Ti spieghi questo? Solito, guarda roba, no? Sì, ok, questo lo sapevo anch'io, ma quello che c'è dentro? C'è la tua roba, mi pare, no? Sì, ok, ma non vedi che c'è qualcosa di diverso dal solito? Tutto regolare, mi sembra, no? Come sempre. Tutto regolare, come sempre, non è cambiato niente. Qual è il problema? Ho chiamato il preso... Il problema qual è? Però stai con la stessa camicia di... Ma che sì, è il mio compleanno. Se ci doveva avere l'after... Sono contento, perché stavo dentro il mio armadio? Non lo so, stai tranquillo, è una camicia, a volte la metto a posto, stai sciato. Ah, mi rispondi pure, scusa. Oh,
Mirko è un po' in ritardo, mi sbaglio? Sì, è normale, tranquillo. Ti volevo dire che si vede anche un pochino mozzato, però vabbè. Sì, no, vabbè, in realtà allora io lo guardo dal programma e bene o male mi regolo che la persona veda solamente lo sketch. Però io lo vedo, anch'io vedo la live, quindi c'è il play, c'è YouTube e tutto, quindi non so. Vabbè, comunque rispondiamo un attimo alle domande. Allora, una cosa... Le vedo queste domande, Dio è buono. Ci vogliamo ufficialmente le ragazze dello sketch al podcast. Ah, eccole, le vedo. No, sono d'accordo sul fatto che avremmo dovuto parlare, cioè avrei dovuto parlare un pochino più forte, una cosa che Alberto mi rimprovera sempre. Sì. E purtroppo abbiamo un microfono non abbastanza buono da riuscire a prendere. Ma questo non è vero, perché tu sei una pippa, cioè perché semplicemente tu... Ebbe in una seria, dove comunque una persona se bisbiglia viene comunque ripresa, quindi in qualche modo io dovrei compensare questa cosa... imparando a essere naturale e al tempo stesso alzare la voce, però non mi riesce molto facile, quindi ci devo lavorare. E invece, vabbè, grazie per la camicia. Come funziona su mettere su carta l'idea? Vuoi rispondere tu? Come funziona mettere su carta l'idea? Allora, abbiamo diciamo tra virgolette, abbiamo studiato un metodo per poter mettere su carta l'idea, che io sono magari un po' più portato per poter tradurre magari una cosa che abbiamo in testa a livello, ecco, questo tipo di cosa, cioè avere delle battute, un inizio e una fine. Lui è magari, oltre a poter dare delle idee, degli spunti, è bravo a magari a livello pratico a portare nero su bianco un contenuto, cioè nel senso un dialogo, un qualcosa che magari, ecco, io farei più fatica. Lui riesce un po' più facile perché magari ha un vocabolo migliore del mio. E quindi, diciamo, questo è sostanzialmente: prima vengono le idee tramite dei spaccioloni, in poche parole, poi vediamo di metterli a livello comico, cioè quindi dargli un inizio e una fine, e questo spesso lo faccio io, soprattutto lo faccio io, e lui magari dà quella cosa che è una realisticità alla cosa, quindi magari il dialogo di un certo modo, fatto in un certo modo. Questo, diciamo, è come più o meno lavoriamo. Sciogliamo insieme, ci diamo gli spunti a vicenda, dopodiché questi punti vengono strutturati spesso e volentieri da lui, e poi dopo approfonditi insieme nella scrittura, quindi anche integrati di battute e cose. Quindi è molto figo, perché in realtà è proprio una squadra che si compensa nei lati deboli a vicenda, quindi è stato molto bello cominciare a scrivere insieme, perché ci siamo accorti che c'era una certa sintonia proprio nel compensarci nelle cose. Studiato qualcosa di sceneggiatura? No, non ho studiato, cioè, niente di sceneggiatura. Come ripeto, io purtroppo non ho un grande vocabolario, quindi di conseguenza facciamo affidamento alle idee che vengono fuori, strutturarle, e lui che attraverso il suo vocabolario sceglie, diciamo, le cose da dire migliori. Il dizionario davanti, il vocabolario, sì. Attraverso quello. Vabbè. Se uno sketch? Vai. Dai. Comunque, io ho detto una cosa, che le ragazze del primo sketch sono invitate ufficialmente al podcast. E voi lo dovete dire. Adesso? Beh, certo. Per raccontare la loro esperienza, nel... È la voce delle stuprate. Ma loro sono delle, come si dice, sono delle boomer. Cioè, loro sì. Non hanno manco Instagram, mi sa. Cioè, sono proprio fuori da... Siamo dovuti scaricare Skype, Twitch. Cioè, diciamo una cosa del genere, le mandiamo in confusione. Sì, no, infatti sarebbe deleterio, ti dico la verità. Cavolo. Controproduttivo. Sarebbe stato interessante, però. Comunque, vediamo lo sketch. Dai. Andiamo bello, perché non ho più forza.
Sexy woman schiuma party. Posti limitati. Free music, free drink, free sex. Carino. Non farlo! Cazzo sei, scusa? Non prendere quel biglietto! Come non prendere quel biglietto? Scusa, ma l'hai letto? Certo che l'ho letto. Un tempo quel biglietto apparteneva a me! Scusa, il pantalone, no? Cortesemente, il biglietto comunque l'ho trovato, me lo tengo, è mio. Tu non capisci! Stai calmo. Dietro quel biglietto c'è una maledizione! Scusa, una maledizione, ma che Sì, maledizione? Cosa? se tu ora vai a quel party, io sarò, Cosa? Che sarà? Aspetta. Cosa? Io sarò morto! Sono addosso, eh. Io sarò morto. Comunque, devo dire che la faccia di Carlo quando viene preso dai jeans, mi sembra, dai calzoni, è fantastica. Cioè, quel pezzo, cioè l'espressione è veramente fenomenale, è venuta veramente veramente spontanea. spontanea. Ah, dai jeans. Ah, ok, sì, beh, comunque non mi lasciava la gamba, mi dava fastidio. No, è stato divertente. Giro su sketch. La cosa bella è che l'abbiamo girato in totale pandemia, quando Sì, appunto non era possibile, diciamo, non era sì, no. possibile in alcun modo poterlo girare. Tant'è vero che uno dei personaggi si era preso il Covid, c'è stato un casino. Poi, ovviamente, cioè, mentre lo facevamo, c'erano le persone che tornavano da casa e ci guardavamo che stavamo lì abusivamente, tra virgolette, abusivamente a girare le scene. Poi una cosa figa è stato il fatto che, cioè, se vedi nella scena finale dove io sono alla festa, fondamentalmente c'è, cioè, quel giorno, regà, era nuvolo. Cioè, siamo riusciti in qualche modo a beccare l'unico sprazzo di sole Era nel tipo mondo ottobre. magico, e poi ovviamente a post-produrre la cosa in maniera tale che sembrasse anche un po' più brillante, è stato fantastico che siamo riusciti praticamente a ottobre a girare una cosa che sembra estate in piena pandemia. Comunque è stato bello, è stato molto da ispettore. Vabbè, ma comunque hai preso il Hai preso il pre-workout pre-workout per poter per affrontare una affrontare cosa una cosa simile. simile. Non ho capito. Hai Hai preso il preso il pre-workout. pre-workout. Sentire tipo quindi che cazzo hai detto? Il pre-workout per girare quella scena. Pre-workout, cioè? E che vuol dire pre-workout? Prima di allenarsi. Esatto, cioè Esatto, cioè serve serve per per stimolare, no? stimolare, no? Per Per avere più avere più focus, focus, cioè quello cioè che quello che utilizzate utilizzate voi. voi. Ah, no, l'abbiamo preso dopo. Il post workout abbiamo preso. Ah, il Ah, il post post workout. workout. Abbiamo preso il post workout. Il pre workout, diciamo che è semplicemente per una vita di ispettori il più possibile. Quello ti consente comunque di cercare di aggirare le regole il più possibile. Poi, e poi c'è il post workout, che comunque dopo ogni sketch. Infatti siete invitati dopodomani a casa di Alberto. Certo, stiamo facendo un party, perché noi ogni fine sketch che facciamo Sicuramente l'una dopo e abbiamo quindi. l'abitudine. Noi facciamo questa cosa che ci centelliniamo i soldi per la scenografia, quindi dobbiamo comprare questo, però attenzione a questo, a quest'altro, no, beh, stiamo spendendo troppi soldi. Poi finito lo sketch, quindi finito di girare, poi arriva il post che
spendiamo circa... Quanto spendiamo a testa? Spendiamo un botto di soldi solo per fare il post sketch, cioè quindi non dico le cose che non si possono dire in live su Twitch, ma spendiamo cose che magari sono poco ortodosse, cioè quindi okay. Vabbè, droga soprattutto e da lì ovviamente spendiamo, cioè da che abbiamo speso 20 euro e abbiamo cercato di spendere 20 euro a testa per la scenografia, arriviamo a spendere una piotta o più. Forse inconsciamente il fatto di risparmiare sulla scenografia è proprio perché sappiamo che andremo a spendere tanto dopo e quindi magari salviamo due soldi. Meglio spendere, cioè per l'ispettore, meglio spendere un pochino meno per curare la scena piuttosto che comunque spendere un po' di più dopo, che i festeggiamenti sono totalmente fondamentali, anche perché poi da lì nascono nuove idee per nuovi sketch, nuove cose, quindi... Comunque, il neve ci sta, a casa di Alberto. Ho capito che è il maschio della situazione, sinceramente vorremmo sentire cosa ne pensa lui un po'. Ma è interessante questa cosa, nel senso, tendete a spendere poco per dare il massimo a livello creativo, giusto? Esatto, è tutta una questione lavorativa, se ci pensi. Sì, è tutta una questione che se stiamo a piappare per il culo, cioè noi cerchiamo di unire l'utile al dilettevole, no? Cioè quindi facciamo che queste cose le facciamo per l'arte, le facciamo per una cosa abbastanza importante, ma quando alla fine di tutto, cioè, ci rendiamo conto che effettivamente noi due siamo, tra virgolette, gli ispettori, e quindi di conseguenza, cioè, dobbiamo dare sfogo. Tutti tossici, ma non solo quello, magari fosse solo quello. Di conseguenza diamo sfogo a tutto quello che... Ma anche perché, guardate ragazzi, che non è facile, cioè tutto quello che vedete negli sketch non è facile realizzarlo, quindi c'è anche un carico di stress, e questo carico di stress deve essere ammortizzato dopo con un party o deve essere fatto qualcosa per cercare di ammortizzarlo. Una domanda, le ragazze del primo sketch, cioè come... Dici? Mai. Sono molto pazienti, dico, non mai. No, come convincete in questo caso le ragazze a partecipare, cioè gli date c'è una cosa che si chiama Rohypnol. Cioè, oddio, questa non la conosco. Allora, non sputtanare tutte le tecniche, per favore, cioè, cerca un attimo di tenertele. Hai ragione. Ok, allora, sono amiche nostre, diciamo questo, sono amiche nostre e tutte queste persone, diciamo, tra virgolette, ci conoscevano già. E sappiamo che facciamo comunque sia, siamo sempre stati dediti a questo, all'intrattenimento, sia io che lui, e quindi di conseguenza purtroppo per loro si fidano a priori di qualsiasi cosa facciamo, okay, e di qualsiasi cosa gli proponiamo, e quindi poi ovviamente le cose che gli diciamo di fare loro lo... questo andrebbe chiesto a loro fondamentalmente, esatto. Che accettano, non l'ho capito se gli piace il nostro umorismo oppure semplicemente lo fanno perché gli facciamo pena. È questo che volevo sapere, nel senso che le ho invitate appunto per questo. Poi il motivo per cui lo fanno, quello non ci interessa, l'importante è che loro partecipano. Sono vado a ripiscio un attimo, ritorno subito. Ma che cazzo? Sì, l'ispettore piscia. Allora, appena ritorna Alberto, vediamo l'ultimo... È il terzo sketch che vede per protagonista proprio Alberto, quindi assolutamente aspettiamolo. Oh, comunque di media fate 2000 visualizzazioni. Sì, sì, ma quello non è importante quanto costruisse una fanbase. Vabbè, quello è quello che stiamo cercando di fare su Instagram, cioè non solo il fatto che ci sia la views, ma il fatto che le persone poi ti scrivano il commento, lo facciano vedere agli amici, si affezionino, quindi comunque partire
dal consolidare una fanbase per poi piano piano bello. Eccolo. Come è andata? No, bene, bene. Ah, io sono contento. Peccato Sasha Grey nel bagno. Scattata un po' una situazione. Ce ne potrebbero essere tanti di motivi. In che senso? Di che cosa? Di che cosa? Hanno fatto un'affermazione in chat. Cioè. Ma ce ne potrebbero essere tanti di motivi. Perché? Non ho capito. Di che si parla? Forse per la motivazione per cui ragazzi attimo, accetti. E soprattutto, cioè, richiama la tua amica Luna Bovo, che da un po' che... per partecipare. Non lo so, dipende. Tu, per esempio, ecco, a questo punto interagiamo. Cioè, tu perché parteciperesti a uno sketch degli ispettori? Comunque, domani stiamo girando uno sketch, A proposito di questo, cioè, se domani volete venire, siamo a Vittorio Emanuele a fare questo sketch. Ci potete contattare più tardi e ci mettiamo d'accordo, perché appunto ci servono comparse. Più siamo, meglio è. Quindi dopo, magari, se volete, potete anche... Ho messo il link del canale YouTube in chat. Vabbè, sì, ma non dirlo come se stessimo, cioè come se fossero dei fruttaroli. Cioè, nel senso, stiamo facendo questa cosa a casa di un nostro amico, una casa a parte molto carina, cioè nel senso molto arredata in maniera abbastanza particolare, in cui gireremo delle scene di persone che stanno in festa, persone che stanno tipo in aperitivo, una cosa del genere, e ci servono comparse per... Oh, ma a me quando cazzo mi invitate per fare uno sketch? Quando vuoi. Ma scusa. Quando vuoi, che la Bovo scrive a che ora? Allora, guarda, facciamo così. Alle 3 innanzitutto, e poi vi lasciamo il nostro numero di telefono in chat direttamente. Addirittura. Vai, Mirko, scrivi, perché io non so scrivere su questo. Vai, scrivi il tuo numero. Allora, vai, lo scrivo io se vuoi il tuo numero. Lo sai in memoria, troia? Dai, lo faccio io. Il numero di Carlo? E basta. Allora, il numero di Carlo è 392... No, tranquillo. Dicevo, dalle 18 alle 22. Vi ho detto il tariffario prima, quindi già sapete. Ma io copio in collo, comunque il numero in chat. 392-4497... 626. Intanto ci siamo solo io, Alberto, Mirko, Creneve e cosa, Luna Bovo, cioè, siamo... andrà su YouTube e sarà sponsorizzato da Google. Attenti, ragazzi, sono Gio Squillo. In realtà ci stanno anche altri, ma non commentano. Sono spettatori passivi. Spettatori passivi, ma chi è che mi sta chiamando in questo momento? È Luna Bovo o Creneve? Aspetta, sentiamo. Pronto? Sei Creneve, ma anche Creneve è una donna, a quanto pare. Allora Luna Bovo comincia a pensare che è un uomo. Luna Bovo, che tipo di webserie stai facendo? Non ci conosceva. Qual è il tuo nome vero, Creneve? Angela, piacere. No, non ci credo, ma veramente ti ha chiamato. Allora, ci vediamo domani alle 3, mi raccomando, puntuale. A domani. Ok, hai visto? Dobbiamo trovare una comparsa in grande, sì, grande. Una Bovo che vabbè, sempre una abbastanza comica. Una Bovo, non abbiamo ancora il tuo nome di telefono. Una Bovo, ti invito a scrivermi in privato. E in tal caso commentiamo la webserie insieme agli ispettori, magari anche un modo per confrontarsi. Creneve dice: posso lasciare il CV? Che CV bisogna lasciare, Carlo? Faccio fede solo alle domande su Daily Podcast. Quello è il CV che guardo, quindi cioè, va benissimo. Insomma, lasciate... ok. Finali top, per noi ci sei. Vogliamo vedere l'ultimo sketch? La montagna? Lo sketch. Ah, questo è drammatico. Sì, questo è la parte drammatica degli ispettori. Non ce la faccio più.
come se avessi un nodo dentro. Non riesco a capire da dove viene. Che attrice? Tipo... Che cagna. Ieri ero al telefono con mia madre mentre preparavo da mangiare. Mamma, che dici? Parlavamo di cose del tutto normali. Dei preparativi della cena di Natale. Del nonno che abita lontano e bisogna andarlo a prendere. A un tratto ho sentito una sensazione strana. Raga, fate poco rumore che si sente tutto in live. Giorni fa. Lavoro tanto, quindi. Certo, non è quello che sognavo di fare da bambina, però, no? Mi permette di vivere tranquillamente. Del resto, è questo quello che conta, no? Anche con Marco le cose vanno piuttosto bene. Stiamo insieme da quanto? 7 anni ormai. Certo, non è più come i primi tempi, non c'è più quell'intesa, quell'intimità, però dopo un po' in tutte le coppie succede questo, no? È normale. Eppure, nonostante tutto, non so il perché, alcune volte mi capita di pensare che vorrei farla finita con tutto questo. Dica qualcosa, faccia qualcosa. Beh, intanto penso che un paio possano bastare. Anzi, a me un po' più grossa. Dai. Comunque chiedono quanti anni avete. Abbiamo la stessa età. La stessa età, classe 89, dal 1989. Buona annata, andata ispettore. Ma chi è questo? È bomba anarchica. No, conoscete questo, no? Grande, sì, a voi. L'ho beccato pure una volta sul Codral. Oh. Lì che fa finta di parlare a telefono. Sì, ma non sai, è un chiacchierone. Perché però in questa intervista ho visto che sta lucido. Cioè, veramente mi sa che questo tizio c'ha dei... problemi. Episodi... Sì. No, quello sicuro. Però quello ce l'avevamo tutti. C'ha degli episodi di schizofrenia, quindi cioè, in questa intervista parla lucido anche delle sue cose. Sì, io ti dico, quanti ne hai visti? Io ti... Avendo girato per gli autobus e quant'altro, de gente pazza scoppiata, ne ho vista un botto. Un botto, però un lui... botto. Cioè, lui è uno dei tanti, però lui è uno che, vabbè, a quanto pare è andato in simpatia a molti, oltre a essere un semplice scoppiato. Ma bella cosa figa è il gesto che fa, no? Che sta così come Sì, sì. sul telefono finto e urla, quindi... Sì, No. ma io prima infatti di sapere che poi era finito su YouTube e tutto quanto, cioè ci credevo mentre faceva la telefonata, anzi mi è stato tipo mezzo incazzato che cioè, parla a bassa voce mentre fa la telefonata, invece fa la telefonata finta. Tra psicopatici si cozza la chat sempre. Chiede Certo, anche esatto, oh, sì, dai, pure io devo fare una telefonata finta, dai, ogni non rompere il quanto coglione. fa di uscire una puntata. Allora, Luna Bovo, noi facciamo uscire un po' di sketch, diciamo, su Instagram, che sono sketch amatoriali, non come questi che hai visto curati. Allora, metto il vostro Instagram in chat. Sì. Tanto ormai abbiamo messo tutto in chat, ci manca solo che metto il cazzo e poi abbiamo finito.
Quindi facciamo uscire, diciamo, adesso con una cadenza settimanale, un qualcosina di amatoriale girato da me e lui, quindi diretto da me e lui, e poi invece facciamo questi un po' più strutturati, non lo so, gli diamo una cadenza tipo di 2-3 settimane l'uno dall'altro, poi dipende un po' dai... Sì, dipende dallo sketch, quest'ultimo sketch... Lo sketch, dimmi no, quest'ultimo sketch ovviamente è molto è impegnativo, penso forse è il più impegnativo che abbiamo fatto, stiamo girando in 2 giornate... poi ovviamente rispetto agli sketch amatoriali, adesso se andate sul profilo Instagram vedrete che giriamo e montiamo in un giorno gli sketch, quelli ovviamente prodotti da Orama, questo nostro amico Paolo Maggi che ha questa produzione che è Orama, diciamo che dopo che abbiamo girato gli sketch dobbiamo montarli, dobbiamo fare la post produzione, dobbiamo fare tutta una serie di cose, l'audio, eccetera eccetera, che occupa un'altra settimana di tempo prima che possiamo portarlo avanti. Quindi di conseguenza gli sketch questi qui con Orama abbiamo una cadenza che può essere quasi mensile rispetto agli sketch amatoriali che li postiamo ogni settimana, no Carlo? Esatto, più o meno sì. Quindi ogni settimana, diciamo che ogni settimana mettete gli sketch su Instagram. Abbiamo, sì, esatto, su Instagram e su Facebook. Sarebbe un problema, però comunque di base cerchiamo di stare più attivi possibile, perché comunque abbiamo cominciato da poco. Quindi, come mi ha spesso fatto notare Alberto, dobbiamo fidelizzare le persone, dobbiamo dare tanti contenuti. Purtroppo il mondo di oggi del web è così, cioè devi stare sempre attivo, non basta avere la cosa giusta, ma serve anche la costanza e il, scusate, cioè, è brutto dire, il martellamento. Ma però... c'è anche il fatto che ci divertiamo a fare queste cose, sì, nel senso, cioè, la prendiamo molto sul leggero. A parte quando ovviamente dobbiamo girare gli sketch quelli magari con la produzione Orama, che siamo un po' più seri, però siamo molto leggeri su questa cosa, cioè quando una cosa ci fa divertire, cioè ci fa proprio, cioè vediamo che ci scompisciamo su un'idea, sì, la buttiamo giù con una telecamera e la riportiamo ovviamente a livello... È stato ieri o l'altro ieri che abbiamo girato? Ieri abbiamo girato, no? Giusto? Ieri siamo spanzati a fare questo sketch per Instagram... sì, come diceva lui, è proprio così, cioè che quando escono questi sketch amatoriali, questi hanno dalla loro la spontaneità, il fatto che nascono quasi dal momento, da un copione più improvvisato, e quindi anche da una realizzazione momentanea che ci diverte un sacco. Mentre lo sketch, chiaramente, come, che ne so, il secondo che avete visto, devi organizzare le location, gli attori, le cose, quindi diventa una cosa un po' più stressante, un po' meno spontanea, però ovviamente ogni cosa ha i suoi pro e i suoi contro. Ma stavo a pensare, a sto proposito, vogliamo far vedere uno sketch di Instagram? Sì, facciamo vedere il primo, quello lì delle mascherine. Ok, chiedono anche... Ma nel frattempo fate qualche altro lavoro? Di un po', parlate, va? Non ho niente da dichiarare alle telecamere. Io pure non ho niente da dichiarare alle telecamere. Non abbiamo niente da dichiarare alle telecamere, perché fondamentalmente se facessimo qualche altro lavoro non staremmo qui a fare questo, quindi in qualche modo dobbiamo adattarci alla dura legge della natura. Siamo ricchi di famiglia, no? Cioè, per questo che possiamo permetterci. Ma voglio, io posso contare su 3 eredità, esatto, su generazioni di... Per questo che sono il classico tipo da centro sociale di sinistra con la famiglia ricca che rinnega la famiglia, sono proprio quello stereotipo lì. Sì, esatto, cioè abbiamo le famiglie ricche, quindi possiamo permetterci queste cose, giusto Carlo? Giustissimo Alberto, andiamo allo scherzo. Ditemi voi quale con un altro. Allora vai giù con Instagram. Voglio vedere l'inquadratura che mi aspetto il playback. Sto andando giù, solamente c'è un po' di ritardo. Allora facciamo esatto, vai giù e prima di mettere lo sketch faccio una piccola premessa su questo sketch. Vai giù. Ok.
Ci siamo quando avvii lo sketch, dimmelo, eh? Sì. Vai giù sempre con... Vai giù. Sto andando, eh? Vai giù. Che vuoi mettere? Allora, volevo mettere quello delle mascherine. Allora, quello che dove vedi il portone. Allora, prima di mandare... No, su. Beh, io vado, Albe. Non mi stai dando attenzione su questa cosa, è importante. Aspetta. Sto dando attenzione a Mirko. Mirko, sei andato troppo giù. Vai a quello dove c'è il portone, vicino... Quello dove c'è l'immagine del portone. Ok. No? Leggermente... Sì, esatto, c'è un portone giù, esatto, questo, esatto. Allora, prima di mandare questo sketch, dico, l'abbiamo fatto, è stato il primo sketch che abbiamo fatto. Questo sketch l'abbiamo fatto quando era uscito questo, se ti ricordi, c'era la cosa delle mascherine, prima dell'estate le mascherine fuori non era obbligato, tu non eri obbligato a doverti mettere le mascherine. Ok. E dopo che è uscito questo nuovo DPCM, quindi il decreto legge che obbligava a tutti quanti di dover mettere le mascherine anche per strada, abbiamo deciso di fare questo sketch, che è una cosa ovviamente che penso ci rappresenti, perché l'unica legge imperante, esatto, era il fatto di dover indossare una mascherina su tutto. Cioè, quindi tu potevi fare quello che ti pare, cioè, esatto. L'importante è che c'avevi la mascherina. Esatto. Ok. Allora vai, lo metto. Fammi vedere come viene. Alberto, raggiungi. Oh. Raggiungo anche io. Scusate ragazzi, che state facendo? Sono scemo. La mascherina è obbligatoria. L'audio. Finish. Questo è stato veramente figo perché comunque poi nel tempo era rappresentato tutto quello che vogliono fare le persone. Comunque andare contro la legge. Di sketch. Cosa? Sì, cosa? Quello che diciamo ha avuto un impatto un pochino più... Cioè comunque parlava di una cosa molto globale. Attuale. Ce l'è veramente tutti, cosa che cioè, non è per forza una nostra prerogativa, come avrai notato, però perché poi non andare a inserire la filosofia degli ispettori in... Anzi, secondo me è una cosa molto, molto figa questa, cioè, forse anche il lato quasi più interessante degli ispettori, il fatto di andare a interfacciare la nostra, il nostro mondo, perché descriviamo il nostro mondo, ok, ma andiamolo a interfacciare con quello che c'è fuori, quello poi crea qualcosa di interessante. E niente, sì, quindi questo. È uscito fuori questa cosa, ma è stato molto apprezzato questo, anzi è stato quello più apprezzato, se non... Ma vogliamo far vedere proprio dei video trash, tipo del nostro, cioè tipo, allora, di quando ancora non caricavamo video? Sì, dai, vediamo, vai su quello tuo, su quello dove ci sei tu... Quello con Agostino? E cioè, Antonino, sì. Inizio. Vai inizio, sì. Vabbè, comunque, ragazzi, cioè, semplicemente andatevi a spizzare poi la pagina degli ispettori, troverete tanta roba. Primo post? Sì, vai. Non esattamente il primo post. Però era prima di cominciare a postare degli sketch. È stato il primo video che abbiamo mandato. Secondo che è questo, esatto, questo dove loro si baciano. Quello lì. Okay, lo metto. Non è uno sketch, è semplicemente un estratto di vita. Cioè, poi che quella situazione io e Carlo sappiamo come è andata a sfociare, che è meglio non dire qua in chat. Alberto. Vai. Okay. Vediamo. Aspetta, voglio vedere come si presenta. Che forse... No, non c'è niente di... Ok, aspetta che è un po'... Beh, tranquillo. No, vi faccio più piccolini. Più che altro.
anzi, vi dirò più su. Sennò poi in chat non vedono. No. Madonna, sì. Cioè, che ricordi? Che ricordi quella sera? Ok, vado, eh? Vai, vai. Che degrado. Questo primo video che abbiamo passato si chiama Daily Trash, no? Per far capire, cioè, poi lui parte 2, parte 3, in cui la ragazza inquadrata vomita varie volte. Sì, in quella serata è successo di tutto, però quella ragazza ha dato spettacolo, pure Antonino ha dato spettacolo, e vabbè, quello era un estratto. Poi abbiamo postato diverse cose, facciamo anche cose. Questi post prima sono carini perché era proprio quello che era in embrione, quello che dopo siamo andati a riproporre in maniera un po' più seria, hai capito che intendo? Cioè seria ovviamente nel senso che diamo dei contenuti finalizzati a qualcosa, però fondamentalmente, cioè, secondo me nei primi 4 video si può rintracciare proprio l'anima più intima degli spettatori del divertimento. Cioè quello che si può dedurre è che tutto... quello, gli sketch da cui traiamo, diciamo, prendiamo le idee, tutto materiale reale, cioè non c'è nulla di finto in quello che prendiamo, cioè tutte cose viste, allora, nemmeno la maionese, tutti episodi che abbiamo vissuto, tutte persone che abbiamo vissuto e di cui abbiamo poi riprodotto attraverso gli spettatori questi sketch, cioè situazioni di degrado, situazioni un po' di squallore, situazioni un po' di, come dire, cioè che Sì, vabbè, mo mi viene proprio in mente appunto l'epilogo di quella serata che ovviamente... Sì, cioè, ok, però non c'è bisogno, cioè, ho capito. Però, nel senso, so che nel momento in cui dici questa cosa stai pensando proprio all'epilogo di quella serata. Però per dirti anche che ne so, subito dopo quella che sta ancora lì sulla pagina, la foto del delfino che... Cioè lì stavamo a una festa in un paesino vicino Roma, a casa di amiche... E niente, c'era sto delfino che comunque ogni tanto spunta all'acqua per rubarci le botte. In chat dicono: da noi succede la stessa cosa, solo che al posto della maionese usavano la senape rumena piccante. Conta lo stesso? Mi sembra più una cosa alla come si chiamano quelli che fanno quei video super estremi in America, gli stuntman, come si chiamano? Alla Jackass, esatto, mi sembra più una cosa alla Jackass. Sì, no, era più per enfatizzare il momento trash che stava accadendo in quel momento. C'era Brators 95, voi quanto siete trash? Dici quanto siete trash da 1 a 10 e come riuscite a essere trash? Quali sono gli episodi che ispirano il vostro trashume? Me la sono persa questa cosa della maionese, Girl Neve, te la faremo vedere quando verrai alle riprese domani. Ma dove l'hai letto sta cosa del trash? No, sulla chat di Twitch che tu non riesci ad aprire. No, io non riesco a aprire. Come fai? Vabbè, non vedo la cosa trash, però vabbè. Comunque... Ma non l'hai letto? No, perché tu non sei sulla chat vera. No, sono sulla chat di Twitch, ma non riesco a vedere questo commento. Ispettore Alberto è un coglione, tu non leggi questa chat, è una chat a parte. Siamo in provincia di Viterbo, in paeselli sperduti, pieno di persone straniere. Grande, io stavo a Passo Corese, ho abitato lì un paio d'anni, in provincia di Viterbo, non so voi di dove siete. Io ho abitato 10 anni ad Anzio, regà. Ad Anzio. Esatto, infatti quell'episodio della maionese è successo a Anzio, perché appunto era un Ferragosto ad Anzio, e è stato il Ferragosto più trash della mia vita. C'era questo amico di Bilbert che era veramente una mina. Bilbert sono io, ricorda. Di Alberto che era veramente una mina e sì, la situazione era molto molto trash. Infatti possiamo anche far vedere Daily Trash parte 2, Daily Trash parte 3.
Però fondamentalmente c'è facciamo vedere le storie che abbiamo messo in evidenza, quelli della MDMA. Se quello pure è rappresentativo, ti va Mirko di mettere qualche storia in evidenza? Cioè, abbiamo le storie in evidenza che raccontano un po' il percorso degli ispettori. Allora, storie in evidenza, quando su Instagram? Instagram. Sì, vai su Instagram, ci sono le storie in evidenza. Ok, intendi. Quale? Vediamo quali iniziano. Just do it, vai, parti con tutte, perché poi sono tutte just do it. Okay, aspetta che just do it. Sì, le storie in evidenza sono proprio, cioè, momenti di vita nostra così. Sì. Vi piace le live su Twitch? Mi piacciono, è carino. Divertenti, devo ammettere che ci ho messo un attimo per entrare nel mood della live, però una volta entrati è veramente simpatica. Beh, potremmo anche rifarla sta live, Carlo. Facciamo la settimanale, facciamo un appuntamento settimanale con gli ispettori. Settimanale con gli ispettori. Comunque dai, dicono, basta venire al carnevale di Civita Castellana e possiamo sbloccarvi qualche ricordo se volete. Civita Castellana, che Poggio Mirteto, non esatto. Era io gli stavo nominando quello di Civita Castellana, mi è nuovo. Civita Castellana, però... io mi ricordo, c'ho degli amici, tra l'altro Civita Castellana, il carnevale è devastante, eravamo lì fatti e non ci ricordiamo di voi, cioè non ho capito che vuol dire se farci qualche ricordo. No, perché ora va di moda, che essendo che hanno chiuso tutto, mettevano dei post in cui sbloccavano i ricordi alle persone pre-pandemia. Ok. Comunque vado sulla prima storia in evidenza. Vai, manda. Vai. Just do it. Eccolo. Sulla tazza c'è ovviamente quello che pensate. Quando scrivevamo. No. Un after. Il signore della Lecca al contrario. Questo. Dio. Frittura di pesce. Il dilemma essere o non essere. Frittura di pesce. Essere o non essere, Shakespeare sicuro rispettore. Questo è fantastico. Questa è pura poesia, raga. Quasi toccano delle vette proprio di... è giusto. Vabbè, quello è giusto. Ma perché, scusa? Comunque Wish ha sempre ricordato. Basta lavoro per oggi, facciamoci una pasta. Ok. Poi c'è. Sì, ci sono le schede. Creonevi dice che qua la farina... Allora, andiamo con ordine. La farina costa un sacco. Quanto costa? Questi sono gli sketch, puoi anche mandare avanti. Puoi andare avanti con le altre storie in evidenza. Questi sono gli sketch, le storie... Non ho capito, che è successo? Sì, no, metti esatto, vai io. Poi abbiamo, sì... questo è il succo di mela, rende il tuo sperma più dolce. Questo c'è scritto sulla cosa della Skipper. Sarà vero. Fanno capire che cute things to call your Italian girlfriend. Puttana, it means princess. Aww. Troia, it means cute fairy.
So cute. Cretina, it means my little doll. So romantic. Merda, it means snack. Spicy. Questa cosa mi fa pensare sempre alla tua ragazza. No, lo dico. Che però fotti. Snack, dai. Questa è la mia ragazza, non è ben di più. No, infatti non vuole dire internazionale, ma comunque abbiamo chiamato il TikTok, guarda. Ma guarda, ragazzi, questo mi sa che è il migliore, guarda, cioè... carnati, cazzo, incredibile, c'è pure Tigro. Guarda sta foto, tutto in differita, però vabbè, bella così. Però comunque era un mood MDMA classico, standard. Comunque la chat continua a scrivere, leggete. Non vogliamo parlare, scusa, di ispettore Alberto con il tigre. Ah, vediamoci l'oroscopo. Ah, l'oroscopo è fantastico. Ah, io ti sta bene, eh? Parti soldi. Spigna. Commentarli tu, Mirko, che li vedi in diretta, se no li vediamo in differita. Esatto, vedo gemelli brutto, gemelli brutto, cancro, VIP e Netflix, mamma mia. Che cosa che mi avete detto che ho dovuto togliere le storie? Se li volevi commentare tu, perché noi li vediamo tutto in differita, quindi se vuoi poi commentare tu, per esempio l'oroscopo, potevi anche tipo intervenire tu per descrivere quello che stava succedendo. Se hai voglia. Qua dice Brothers, qua ci si accontenta della vodka, dell'Eurospin e del Barbon all'Inz. Guarda, io ti consiglio uno show che si chiama Supermercati che Passione. Oddio, ma quello è una cosa fantastica, quel canale YouTube. È veramente un cult, vabbè, penso che lo conoscerete. Comunque lì in il Reatino penso che lo potrete apprezzare il più possibile. Quindi, Supermercati che Passione, lì ti danno tutti i consigli su tutti i super alcolici di merda da comprare nel fine settimana. Ragazzi, allora io vi ringrazio, abbiamo fatto un'ora e mezza di live, fantastico. Ma dai, è passata come... Siete andati proprio a ruota. Ma arriva il bello, ora... Ma dai, ma dove... Mirko, ma dove stai andando? Ma adesso veramente inizia, cioè, la vera live. Adesso ti mandiamo subito a prelevare da una persona che ti porterà delle sostanze per puntare questa live, quindi diventa la seconda live di Mirko sotto stupefacenti. Oh, comunque, ascoltate, siccome su Twitch si può fare anche le live IRL, andare in giro, sarebbe molto figo, secondo me, fare una live mentre fate gli sketch. Va bene, si potrebbe fare. Ok, un dietro le quinte live, come vi ha costruito un po' tutto, gli errori, vi posso assicurare, cioè, purtroppo non è così divertente quando facciamo gli sketch, quelli proprio fatti con registi e tutto quanto. Non è così... È stressante. Magari potremmo fare una live di mentre noi facciamo un after o mentre facciamo un party. Questo è sicuramente più divertente. Ma scusate un po' una cosa. Ma che tipo di party? Cioè, dove che tipo di party sono? Cioè, nel senso... A casa di Alberto, la domanda che mi viene è quanto cazzo è grossa a casa di Alberto? Allora, prima cosa, io fortunatamente questo periodo sto vivendo da solo. E seconda cosa, non è che facciamo ovviamente sempre a casa mia. Cioè, ci switchiamo in varie case in base a chi ha disponibilità. Sta settimana abbiamo deciso che faremo questo party da me. L'ha deciso Carlo, più che altro, cioè, lui ha fatto tutto, cioè, ha detto sì, a casa di Alberto si farà, sempre calcolando che domani faremo uno sketch, cioè avremo delle riprese per questo sketch e a fine sketch sempre non si sa come andrà a finire. Però c'è bisogno comunque di scaricare la tensione basta, cioè c'è bisogno di scaricare la tensione, quindi comunque in qualche modo bisogna decomprimere, no? Quindi decomprimere.
è una questione proprio, cioè, a me, me l'ha insegnato un monaco buddista sta cosa, cioè ha detto tu, allora quando fai uno sketch poi devi subito come fai? Aspetta, fammi vedere. Fai... Devi respirare pieni polmoni. Sì, ma si vede. Rifallo un attimo, perché non capisco. Ma è esattamente così che faccio anch'io. Ma è così che... ma te lo giuro, faccio così anche io ogni volta. Decomprimo in questo modo. C'era bisogno manco del monaco buddista. Scommetto che stai parlando della meditazione. Esatto, sto parlando della meditazione. E di come su una montagna mi porterei come minimo 5 grammi di bamba per andare a meditare, io senza... allora, io dico solo... cos'è volgare? No, hai ragione, però devo dire la verità, io senza 5 grammi di bamba sulla montagna... Allora, Carlo ha un problema, che una certa della serata diventa intrattabile, cioè nel senso, non... se lui non c'ha una determinata cosa, cioè lui diventa... non gli puoi parlare, non gli puoi dire un cazzo, non gli puoi dire niente, lui comincia... No, devo andare a casa, aspetta, sta arrivando, no, devo andare a casa, e poi dopo si calma, però prima di quello diventa intrattabile, ma proprio intrattabile. O vorrebbe andare a dormire, noi lo stiamo trattenendo contro voglia. No, io non voglio dormire. Comunque la live è solitamente un'ora e mezza, cioè massimo due ore, ma un po'. Vabbè, ok. Come volete voi? Durerà altre 8 ore. Ah, possiamo durare tutta la notte. Per esempio, in chat scrivono quantomeno andare o a comprare una cosa da bere oppure ordinare. Possiamo dare il contatto del nostro amico che ve la porta fino a casa, però insomma, cioè, dobbiamo rimanere. No, ma loro mi sa che non stanno. Loro dicono che stanno da un'altra parte, non stanno a Roma. Uno sta a Viterbo e vabbè. Vabbè, sì, ma parlare di queste cose in chat live mi sa che è un po' scomodo, cioè, dico... È tutto tracciabile. Rispetto ad Alberto, il solito questa festa, il solito... Non si può dire quella parola con la N, però vabbè. No. Ma tu sei un F, sei. Tu sei un F, esatto. Vabbè, che vogliamo fare? Cioè, nel senso, se vogliamo fare qualcosa, diciamo... No, magari ci guardiamo qualche altro sketch nel frattempo. Vai. Cioè, io starei solo qui a cazzeggiare, però... Ma infatti pure io mi sto... Sketch, che te devo dire? Mi è stata a tagliare, eh? Sì, questa MD è buonissima. Madonna, Allora. Abbiamo gli ultimi sketch, ci abbiamo. Finiamo di vedere l'oroscopo. Finiamo di vedere l'oroscopo. Dai, Mirko, commentali, dai, perché noi non possiamo commentare. Chi è Cancro? Leggi. Aspetta. Cancro, bilancia, fregna. Bilancia, tanta punti. Fregna, poca droga, così soldi. Ma chi l'ha fatti? Voi, così a caso. Le hanno fatti le stelle, Mirko, noi abbiamo solo seguito l'ispirazione. Scorpione c'ha tutto, il Papa. Scorpione è il Papa perché ha tutto, a qualsiasi cosa. È il più spavaldo. Poi abbiamo... Poi c'è il Sagittario. Sagittario ancora non lo so. Single, vabbè, non c'è una mira. Parecchia, droga parecchia. Ma chi ce lo paga roba? Ah? Dico, c'è stata tanta fregna, droga, ma i soldi sono pochi. I soldi sì, perché li spende tutti in fregna e droga. Capricorno invece è stacanovista. Non pensa tanto a scopa, quindi è un bello stacanovista. Droga e soldi, ci stiamo. Va bene. Poi ebreo, solo soldi. Si tiene tutti i soldi per sé, poi un ebreo del cazzo. Acquario, ma si può dire ebreo? No, non dirlo. Diciamo non è bannabile, ecco. Ah, pensa te. Eppure Gesù, perché lui c'è la droga per tutti. Pesci, droga parecchia, fregna poca e soldi... Zero. Molta più droga. Questi sono gli ispettori, i pesci sono gli ispettori. Qui dicono, come mai segni zodiacali? Zodiacali? Zodiacali. Inizio ad accusare io. Ma così, perché rappresentano un po' tutti, cioè alla fine tutti possono avere una configurazione che si basa su tre
standard, fregna, droga e soldi. Quindi ecco, per esempio, Vergine c'ha poca fregna, tanta droga, pochi soldi, quindi fondamentalmente... No, c'ha tanta droga perché sta a casa da solo, ora c'è perché è stato domiciliare. Poi è partito un Daily Trash 2 dove la ragazza di prima è finita in questo stato. Vabbè, questi sono i consigli degli ispettori. È finito. È finito. Diciamo che le... sì, esatto, le cosette, come si chiamano, le storie sono finite. Contenuti, che abbiamo degli ispettori contenuti, quindi droga moderna. Ah, sì, vabbè, passa un po' di... vai random, Mirko, sfoglia qualcosa. Ma... sì, abbiamo... Croneve, grazie anche a te, veramente ci hai intrattenuto, soprattutto il momento della chiamata è stato magico. Beh, ti aspettiamo domani, domani allo sketch. Però non andare a dormire, aspetta che mo viene il bello. Obiettivi futuri? Diglielo, spiegaglielo. Oh, sì? Oh, scusate, non c'avevo la... Sì, mi guardi? Che dite? Mi guardi? Ti guardo. Obiettivi futuri, raga, sugli sketch. Ah, guarda, per ora fammi una raglia con l'ispettore, penso sia uno degli obiettivi più importanti. No, però a parte gli scherzi, aspetta, per rispetto, un secondo di silenzio. Tu hai fatto? Sì, ho fatto. Okay. Vabbè, obiettivi futuri... semplicemente espandere questa situazione. Io, cioè, nel senso, vabbè, ho altri progetti nella vita, però con questa cosa e con l'altra che sto facendo, per scrivere un altro progetto che ho, vorrei lavorarci, quindi comunque semplicemente seguire un percorso di questo tipo, cercare di monetizzare quello che stiamo facendo adesso. Sì, però si può dire che se mai non riuscisse, comunque ci stiamo divertendo, stiamo facendo delle esperienze pazzesche, tra cui questa del, passatemi il termine, il cinema, cioè il fatto di semplicemente il concetto di ricreare questa magia della finzione che sembra reale. Certo, cioè... Carlo, ma ti posso dire una cosa, cioè comunque sia, a parte che sta riscontrando ora, adesso, sono 2 mesi che siamo usciti con gli sketch e sta cominciando a riscontrare un minimo di riscontro da parte delle persone, quantomeno nel nostro ambiente. E seconda cosa, comunque sia, tutto quello che facciamo, sia lui parallelamente che io parallelamente, sono collegati a questo. Quindi comunque sia, continuiamo sempre a stare nello stesso ambiente, nello stesso stile, diciamo. Quello che sta facendo lui, il libro, glielo posso dire, no? Sì, certo. Anticipo, comunque sia, si tratta di quello che ha fatto lui riguardo al Pay Me to Do Nothing, quindi come è arrivato lì, diciamo, a quel tipo di filosofia. E quello che sto facendo io, ovviamente, che ho sempre fatto riguardo la musica, quindi intrattenere con la musica, è anche riversato nella cosa degli ispettori. Quindi spesso, diciamo, c'è uno stile musicale dietro che è tutto ovviamente programmato e in base che cioè, tutto quello che facciamo sia abbia lo stesso stile, diciamo, tra virgolette, di quello che di tutti i progetti che abbiamo in questo momento. Quello che posso dire è che in questo momento questo che abbiamo è quello che ci stiamo dedicando di più, entrambi, quello che ci stiamo dedicando più energie soprattutto, e quello che ci sta pure dando un po' più di soddisfazione in questo momento, no? Sì, io devo dire che, cioè, rimarco questo concetto che è proprio pazzesco, cioè che appunto quando la guardi in un film la dai per scontata, no? Però sta cosa di avere un'idea in testa, in qualche modo renderla realtà. Quindi vedere che poi, ma la cosa bella è proprio quello che quando sei sul set, no? Che succede? Che magari se uno ha un braccio messo in un modo piuttosto che in un altro, quello fa sì che poi quella scena diventa non credibile. Quindi il set è proprio una magia, cioè nel senso che tutti gli elementi devono essere coordinati per far sì che quella finzione sembri reale. E quella cosa, quando tu però la programmi da prima, quindi c'è questa idea, la metti su carta e poi diventa pseudo reale, cioè è proprio bello, raga, è proprio una bella magia, infatti. Ma soprattutto cose che ci escono dalla testa nostra, da spattonate, tutto quanto, che poi riusciamo a realizzarle, cioè ci mettiamo lì
cioè con la fermezza di dover fare uscire determinate cose, e nonostante per cioè magari per alcuni, cioè, che ne so, determinati sketch possano sembrare veramente, devo dire, ma voi siete, state fuori di testa, no? Che cazzo state a fare? Cioè, per noi è serietà, cioè per noi, noi la prendiamo in maniera così seria che poi quando escono fuori questi sketch acquisiscono il carattere che gli abbiamo dato. Infatti io penso la soddisfazione mia migliore, non parlo per Carlo, ma la soddisfazione migliore che possa avere è il fatto di poter realizzare queste cose e fare in modo che cioè la mia idea possa essere poi diciamo esternata in questo modo e che le altre persone possano vederlo. Questa è la cosa migliore. Poi ovviamente quello che succederà in futuro, quando Mirko in diretta si prenderà un cristallo di M. No, non credo. Quando arriveremo a convincere Mirko a fare questa cosa, allora vuol dire che avremo fatto veramente il nostro dovere, secondo me. Esatto. Comunque, ragazzi, sono mai soddisfatto, sarà una continua ricerca di questo. Comunque, ragazzi, io mi trovo benissimo. Abbiamo fatto una live fantastica. Io vi proporrei che magari, non so, dipende dalla vostra disponibilità, o quando fate uscire uno sketch, lo vediamo in live e lo commentiamo, anche per avere più visibilità. Piano piano comunque il podcast a me mi aumenta. Beh, magari no, ci sta. Noi facciamo uscire sempre le cose verso le 2 del... giusto, anche quelli... Sì, abbiamo un giorno specifico in cui facciamo uscire gli sketch, che è il giovedì. Il giovedì abbiamo questo giorno, solitamente verso ora di pranzo, verso le 2, come diceva Carlo. Lo possiamo commentare la sera alle 9, perché la trasmissione va in onda da lunedì a venerdì, dalle 9 in poi di sera, salvo casi eccezionali, nel senso che lo ospita. Sì, no, ci sta molto compatibilmente col fatto che magari proprio quel giorno, se no spostiamo magari a un giorno che ci fa comodo, però sì, molto, molto volentieri, mi prende bene, assolutamente. A voglia. Anche i ragazzi che ci hanno seguito. A voglia. Siamo un piccolo dibattito sugli sketch, ci può stare. Infatti continuiamo a seguirci, io sono ben volenteroso a poter continuare queste. Questi praticamente sono le 22:43, ormai stanno defunti, sia Carnepe che Luna Bove. Io metterò i link vostri di YouTube sotto al canale YouTube, in cui lo utilizzo come archivio per ricaricare le live. Ragazzi, io vi ringrazio, non staccate subito Skype, che vi saluto anche privatamente. Luna, chi sei? Con i ragazzi della chat ci vediamo domani sera per una live epica. E ci saranno tantissimi ospiti prossimamente. Ragazzi, c'è dove sta? È inutile, do cazzo volete no. Allora, invece, con i ragazzi della chat adesso facciamo un'altra live. Solo io e Alberto. Siamo pronti? Alberto, ci sei, no? Attacco la musica. Allora, lui fa un DJ settino. Esatto, vogliamo fare una live tipo su Facebook? Facciamo una live su Facebook? Dai, lui fa un DJ settino, io da qua commento dalla regia. Ah, guarda. Intanto diamo i contatti, così poi ci sentiamo per live. Mi piace quando prendi iniziativa, infatti facciamo sta cosa, Paolo. Ok, allora il contatto di Alberto, scusa Mirko se rubo un attimo di spazio. Fai spalmati tranquillamente. Il contatto di Alberto è Alberto Cardinali, quindi aggiungete Alberto Cardinali. Facebook, che così tra un po' mette la live così. Io mi collego alla live e commento anch'io, poi possiamo vedere un attimo, io capisco come si fanno queste cose su Twitch, magari poi... Allora, per quanto riguarda Twitch, va bene anche le live di YouTube, nel caso in cui volete farle su YouTube, mi scrivete in privato e vi dico come funziona OBS Studio. Ok, raga? Ok. Facilito un po' tutte le cose. Ragazzi, ci vediamo domani sera alle 9 in live e basta. Venite in live e non rompete il cazzo. Bella a tutti. Dai.